benvenuto di cuore a tutti coloro che ci seguono. In studio Sabrina Vasciaveo e questa è la prima puntata di Sul piatto della bilancia, una nuova rubrica di informazione giuridica e approfondimento culturale nata in collaborazione con Mitico Channel e cedrospeziato.it. Ringraziamo naturalmente il Foggia Village Conart che ci ospita nel suo studio. E dunque, trattiamo subito il primo argomento che sarà messo sul piatto della bilancia, che è la dieta mediterranea. A tal proposito, qui ho un ospite graditissimo che è la presidente del Club UNESCO Foggia, la dottoressa Floredana Arnaud. Buonasera Floredana. Buonasera Sabrina, grazie per l'invito e grazie per avermi dato la possibilità di inaugurare questa tua trasmissione con un bellissimo argomento. Fa piacere tantissimo anche a me rivederti, tra l'altro, perché abbiamo già avuto modo in passato di poter trattare questo argomento, un argomento che sta a cuore in effetti a tutti gli italiani, ma non solo. La dieta mediterranea, ricordiamo che dal 2010 è riconosciuta ufficialmente come patrimonio dell'UNESCO e quindi tu in questo momento rappresenti proprio il club che appunto dà valore e quindi proprio ha da poco valorizzato e promosso una nuova iniziativa proprio sul territorio di Capitanata. Vuoi parlarci dell'iniziativa? Sì, innanzitutto, come hai ben detto, dal novembre 2010 la dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio dell'umanità, non solo come stile di vita, ma soprattutto per le tradizioni. Che la dieta mediterranea è tradizione e quindi il patrimonio dell'umanità deve essere tramandato alle nuove generazioni. Non solo, ma quando si parla di tavola si parla di convivialità, quindi si parla di gruppo di persone, di famiglia, di amore, insomma di compagnia, per cui ecco perché non solo per uno stile di vita, non solo per un fatto diciamo sanitario, la dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio dell'umanità. Dal 2010 ovviamente tutti i club d'Italia hanno programmato una serie di eventi, soprattutto nelle scuole, promuovendolo molto nelle scuole. Abbiamo fatto per esempio a Foggia tanti progetti Madre Terra, portando i ragazzi nelle fattorie didattiche oppure insegnando proprio quali sono i cibi a seconda dei colori, quindi sono venuti proprio dei dietologi a spiegare tutti i cibi col colore rosso, verde, bianco, viola, sono i cibi della tabella alimentare, la famosa piramide alimentare, mangiare poca carne, molto pesce, mangiare le uova, il latte, insomma un po' tutto ciò che devono imparare assolutamente i bambini ma anche i genitori. Tra l'altro la Capitanata credo abbia accolto con entusiasmo, perché ci troviamo appunto nella regione Puglia, però il tavoliere delle Puglie, dove comunque a livello sia di prodotti agricoli a chilometro zero, anche cosiddetti da qualche tempo a questa parte, o comunque tante eccellenze territoriali, in primis anche il modus vivendi, perché sappiamo benissimo che nel sud Italia soprattutto è molto sentita questa cosa del convivio. Tra l'altro io l'ho rimarcato anche in Cedro Speziato, come sai il primo libro della collana di Cedro Speziato trattava proprio il convivio, quindi come modus vivendi la dieta mediterranea non solo come cibo, quindi come nutrizione, ma anche come nutrizione dell'anima, perché esatto. In effetti stare insieme in maniera conviviale naturalmente non può che aumentare lo stile, la qualità della vita, quindi di ognuno di noi. E proprio a tal proposito quindi è nato un centro studi, ricordo il 4 dicembre c'è stata questa conferenza. Abbiamo firmato una convenzione, un protocollo d'intesa, noi come ente promotore, poi con l'Università degli Studi di Foggia, le facoltà di Medicina e di Agraria, la Regione Puglia, l'Assessorato alle Politiche Agricole, la Camera di Commercio, la ASL ovviamente con il centro di igiene, il dottor Panunzio, il direttore del centro nutrizione degli alimenti qui a Piazza Pavoncelli, e poi ha partecipato anche al protocollo alla firma il presidente, il professor Notaro, che è presidente dell'Associazione Nazionale Dieta Mediterranea, che si trova a Pioppi, che è un comune del Cilento. Qui a Pioppi praticamente è nata la dieta mediterranea attraverso il suo padre, che è il dottor Ansel Keys, che è un medico, che studiava la popolazione di questa terra, perché notava che avevano poche malattie cardiovascolari, e quindi lui ha studiato le motivazioni e si è accorto che
una parte per il cibo, un po' anche per l'aria buona e quindi l'ambiente. Alla fine lui ha acquistato una casa e quindi ha finito i suoi giorni qui, continuando i suoi studi. Ed è stato aperto un museo della dieta mediterranea e c'è questa associazione, insomma, che porta il suo nome. Ovviamente adesso in corso d'opera si aggregheranno a questo protocollo tanti altri enti, anzi facciamo un invito a privati e pubblici Di a voler partecipare. aderire e ci sarà proprio un centro studi vero e proprio dove dei giovani ricercatori faranno delle ricerche e poi ogni anno si farà un congresso internazionale con degli ospiti illustri e saranno ovviamente portati i risultati di queste ricerche. Bellissima, quindi una nuova anche attività sul territorio di Capitanata, dove comunque Foggia è sempre stata, diciamo, il fulcro della Capitanata da questo punto di vista, proprio sia su base fattore alimentare, prettamente detto così, quindi la ricerca dei prodotti e quant'altro, ma anche come partecipazione e quindi anche speriamo anche ci siano poi adesioni da parte di privati che possano collaborare con il centro. Naturalmente la dieta mediterranea quindi si sposa anche a un discorso, quindi abbiamo detto di stile di vita. Da questo possiamo anche fare un piccolo collegamento con l'ultima legge che è stata approvata in materia di antispreco per quanto riguarda il cibo, perché come ricorderai il 14 settembre del 2016 è andata appunto è entrata in vigore questa normativa che dando appunto la priorità a essere più precisi e più chiari circa le date di minime di conservazione, quindi di scadenza, diciamo dando in qualche modo l'opportunità di essere meno burocratici e poter concedere quindi anche ad enti caritatevoli sul territorio quei prodotti che magari sono più deperibili, ma ancora buoni per essere consumati. Quindi la dieta mediterranea è uno stile di vita da approvare a tutto E tondo. questo diventa un importante elemento sociale, di carattere sociale per chi insomma ha bisogno, perché veramente a certe volte si vede uno spreco nei supermercati, cose che comunque, perché la data preferibilmente c'è la scadenza, non è che è una scadenza Infatti, proprio quando tassativa. è scritto preferibilmente, non è appunto tassativa e quindi si è pensato bene di poter avviare questo procedimento normativo che potesse in qualche modo anche assicurare a tutti quegli enti che sul territorio sono attivi e di volontariato, assicurare un pasto caldo, comunque anche un pasto in salute In salute, anche. certo. Ricordiamo che spesso sono alimenti necessari, di prima necessità, e tra cui anche il riso, i cereali, che fanno parte appunto in primis insieme ai legumi della dieta Della mediterranea. dieta mediterranea. Un'altra caratteristica appunto della dieta mediterranea è anche, cioè del centro studi credo anche, e del trattare appunto questa tematica, è quella di dover informare la vera dieta mediterranea dal punto di vista alimentare in che cosa consiste, perché spesso si dice ah, mangiamo pasta, mangiamo carne poche volte, quindi no, è la dieta mediterranea. Bisogna puntare molto sul consumo di frutta e verdura, però i legumi sono spesso bistrattati in questa, diciamo, piramide poco osservata, poco Invece, conosciuta invece i legumi anche. sono molto importanti perché ricordiamo sono proteine, quindi noi dovendo seguire la dieta mediterranea e quindi limitare l'uso di carni rosse soprattutto, Le quindi cosiddette le proteine nobili proteine che. nobili sono appunto i legumi e quindi i bambini devono abituarsi a mangiare i legumi perché un piatto completo, un pasto completo è già una certa quantità di legumi con della pasta e poi della verdura. O un frutto, quindi questo è proprio l'ideale del pasto, non c'è bisogno di fare pasti molto, molto Elaborati. elaborati. Poi ovviamente la parte dei cereali, quindi farina di cereali, diciamo che è un po' demonizzata la farina bianca da Raffinata, molti sì. medici perché viene molto raffinata, così anche lo zucchero. E non pensiamo che lo zucchero di canna, quello brillantato, È sia lo sempre zucchero, è zucca. sempre zucchero ed è solo caramellato. Quindi per avere uno zucchero non raffinato che non ha subito dei processi chimici, bisogna prendere proprio lo zucchero, quello in Integrale. polvere, proprio marrone, ecco, Sì, questo. Quindi giusto. queste cose vanno dette e durante questo congresso che faremo a maggio,
ci sarà una giornata dedicata agli addetti ai lavori, perché parliamoci chiaro, il medico di famiglia è la persona che Più più vicina. vicina alle famiglie. Quindi verranno coinvolti anche i medici di Verranno famiglia, le coinvolti i persone medici più di vicine, famiglia? credo anche persone che si occupano nell'ambito scolastico di poter magari Assolutamente. chi è a contatto proprio con i bambini, le mense scolastiche, Le che mense si scolastiche. apre qui un Dietologi, altro. le dietiste che sono abilitate proprio a fare diciamo, i menù Certo. nelle scuole, ma noi puntiamo molto sui medici di famiglia, proprio perché sono quelli più vicini e poi ovviamente ognuno di loro conosce il proprio paziente, chi ha una Certo, malattia, pressione oppure cardiovascolare o problemi di obesità, tanti altri tipi di problemi. certo. Infatti, proprio la dieta mediterranea, ricordiamo, è un modello che adesso è ancora maggiormente visto come un modello di riferimento da parte anche degli altri paesi, dell'Unione Europea, non solo, anche dagli Stati Uniti. Adesso viene ancora più rivalutata la dieta mediterranea, proprio perché ha delle caratteristiche, quindi non solo di modus vivendi e operandi a questo punto, ma anche e soprattutto di scelta dei prodotti, prodotti che siano comunque freschi, la stagionalità anche dei prodotti, che soprattutto è importantissima, perché ricordiamo, la natura ha offerto, diciamo, per ogni situazione un riparo per quanto riguarda l'alimentazione E come umana. giustamente hai detto tu prima, noi in Capitanata siamo proprio una Sì, zona regina su questo, certo. quindi per noi il chilometro zero proprio è a Sì, portata di porta, ecco. tra l'altro Quindi anche le nostre nonne erano proprio le prime fautrici della dieta. Ricordiamo tra l'altro che proprio parlando prima di legumi, come alimento principe della dieta mediterranea, è anche un valore, una valenza storica, culturale e storica, oltre che familiare. Noi siamo proprio in un territorio prettamente agricolo, Esatto. quindi i legumi, i cereali sono stata sicuramente la prima fonte di sostentamento di famiglie anche numerose, che erano solite, diciamo, andare a lavorare nei terreni, nei campi, quindi c'è un ritorno al Il passato. famoso pancotto, Certo. delle famiglie, no? Pancotto, la borragine che è una verdura nobile, però poi si trova così Sì. selvaggia nei Ed è campi. anche a beneficio poi dell'economia, non solo locale di chi commercializza questi prodotti, ma proprio dell'economia familiare, perché le verdure, la frutta o i legumi anziché la pasta sono comunque, diciamo, abbastanza abbordabili anche nei costi, e quindi ogni famiglia ne può beneficiare e Rispetto usufruire. a tante famiglie del nord, quando vado al nord, sembra, cioè, comprare la frutta è un lusso, Sì, certo, sinceramente. infatti anche proprio a livello territoriale siamo anche fortunati qui in Puglia, perché abbiamo ampi campi che ci possono comunque possono soddisfare le esigenze alimentari, appunto, in maniera più, sicuramente più indolore, perché in effetti ci sono dei prodotti che non arrivano in tutte le regioni del nord, soprattutto mi riferisco al nord più alto, quindi Certo. all'est. Ogni regione, soprattutto in Italia, ha dei suoi prodotti. Quindi grazie a Dio viviamo in un posto bellissimo, Bellissimo. non solo di bellezze architettoniche e artistiche, ma anche, soprattutto anche direi alimentari. E la dieta Quindi. mediterranea, i prodotti, la filiera agroalimentare può essere, io lo dico sempre, anzi deve diventare per i nostri giovani un'occasione di lavoro qui in Capitanata, perché abbiamo anche tante bellezze appunto architettoniche, paesaggistiche. Adesso le faggete nostre della foresta umbra Sì. sono state proclamate patrimonio dell'umanità, Certo, quindi tutto si sposa tutto e si tutto sposa, ha un quindi suo valorizzare attraverso collegamento. anche l'agroalimentare, valorizzare il territorio e Certo, tutte le bellezze del la nostro promozione territorio. del territorio avviene anche attraverso un buon piatto, Esatto. quindi viva la dieta mediterranea. Ringrazio Floredana Arnò che è stata qui con noi, come ha inaugurato appunto sul piatto della bilancia. Abbiamo Grazie messo, a te, Sabrina. grazie ancora di essere stata qui con me, e abbiamo inaugurato appunto la dieta mediterranea come praticamente argomento principe che apre le porte a questa nuova rubrica, che spero che sia di interesse per tutti coloro che seguono già da tempo Mitico Channel e anche cedrospeziato.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà spero altrettanto interessante.